Hotel Revolution Day. Oggi a Rimini abbiamo parlato del mondo dell'hospitality, concentrandoci sulla trasparenza e sulla sicurezza. Cosa si porta a casa oggi il cliente? Vive un'esperienza e quindi abbiamo trattato dei temi che potessero andare verso questa direzione. Un'esperienza unica che passa e deve passare soprattutto anche dalla sicurezza. Abbiamo organizzato questo meeting per gli albergatori, il primo della catena che ne faremo diversi altri in tutta Italia. È stato tarato e mirato proprio sugli alberghi, sulla recettività. Abbiamo avuto, come sempre, la sala piena, molte domande per quanto riguarda le spiegazioni sulle norme, sulle varie immagini che abbiamo presentato, 5-6 relatori esterni per dare testimonianza dei lavori fatti qui in Romagna. L'ospite principale era quello che doveva spiegare la parte fiscale degli albergatori, quindi abbiamo voluto, come sempre, dare un messaggio a 360 gradi, oltre che a parlare di normative e di prodotti nostri. Un'informazione totale e completa. Sisma bonus e così via. E tutte queste agevolazioni che sono previste non sono utilizzabili dai vostri clienti. Sicuramente un modo intelligente per conferire d'utilità a un materiale per sua natura fragile. Siamo attenti a queste cose, questa per me è la prima cosa, perché un fissaggio fatto male non darà mai una sicurezza. Il mercato dell'accoglienza, il mercato del turismo, il mercato... In linea di principio la Faraone ha creato una squadra, un team con la quale è più facile fare business tutti assieme. Abbiamo voluto verificare lo stato dei parapetti degli anni 70, 80 e 90 di strutture alberghiere. In soli 3 km nella nostra zona abbiamo individuato numerosi casi con sicurezza pari allo zero. Casi limite come vetri retinati, uso di vetri retinati, come cemento non più resistente, parapetti in ferro arrugginiti, dove appunto si abbassa notevolmente il livello di resistenza. Progettisti che si sono portati a casa delle immagini chiare che serviranno loro per essere più consapevoli e più oculati nel modo di vedere queste peculiarità e nel modo di progettare. Come, tra virgolette, sarti del vetro, dobbiamo saper cucire un abito, ma dobbiamo sapere quello che poi il cliente indossa, quindi come lo indossa e quanta sicurezza c'è all'interno. Faraone per noi è una bella avventura, una bella azienda. Li ho conosciuti, si può dire così, per caso, ma è per caso, sto andando avanti perché ci si trova bene, perché ha dei prodotti interessanti, affidabili, belli, sicuri e soprattutto dà una certa garanzia anche al cliente finale. Un albergo ai Suite Hotel, dove abbiamo fatto circa 14-15 anni fa il lavoro. Abbiamo fatto tutto vetro, tantissimo vetro. Come dico sempre io, il vetro è sempre giovane, perché non guardandolo da fuori non ci rendiamo conto che è così datato. Questo meeting è stato fatto per far conoscere di più il mondo dei parapetti, per coinvolgere gli albergatori che ora di cambiare faccia e farla in vetro, per far vedere che con il vetro e con i profili della Faraone possiamo fare delle belle cose, far capire ai tecnici con questo meeting che si possono fidare della vetreria romagnola. Sono circa 15 anni che abbiamo iniziato a fare i meeting e andremo su questa strada sempre più, faremo sempre di più, perché sono le cose che più ci danno risultati. Ci auguriamo che questo corso sia servito a tutti i partecipanti per la propria crescita professionale.